Do a tutti voi il benvenuto a questo momento importante per la città. E preliminarmente, dicevo, ci sono due avvisi da fare. Il primo è che la seduta, l'incontro viene ripreso in diretta streaming e quindi va in diretta sul bollettino ufficiale municipale, sul Boom Online e sul canale YouTube del Comune. Quindi questo ai fini della privacy è giusto comunicarlo. La seconda cosa molto importante è che adesso ci saranno gli interventi delle autorità, i saluti delle autorità, poi la presentazione del progetto da parte del professor Canali e poi ci sarà lo spazio per gli interventi. Abbiamo i tempi contingentati per esigenze logistiche del professor Canali che deve rientrare, per cui il dibattito si svolge attraverso interventi programmati. Quindi chi ha intenzione di fare un intervento deve prenotarsi, c'è una segreteria all'ingresso dell'auditorium dove si lascia il proprio nome e cognome e poi in ordine cronologico, man mano che arrivano le schede di intervento, io darò la parola ai richiedenti. Bene, io a questo punto do inizio a questo incontro molto importante, come dicevamo, per il futuro della città, per ridisegnare un'area strategica del tessuto urbano cittadino e apriamo con i saluti istituzionali, ovviamente ad iniziare da quello del sindaco Antonio Spazzafumo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Vedo parecchi salmentesi, quindi ci fa piacere questo. Allora, sono contento di introdurre questo argomento che per noi è molto importante. L'ex Campo Ballarin è un luogo che alla città ha dato tantissimo, anche perché la nostra amata squadra ha disputato in quell'area i campionati migliori in momenti, in epoche, diciamo, dove la Sammettese appunto veleggiava in Serie B. Io ero uno di quei abbonati che sistematicamente ogni domenica era sugli spalti. È un posto che purtroppo racchiude anche il dolore di quella tragedia dove si sono perse delle vite e dove altre persone sono rimaste ustionate e portano ancora i segni di quella giornata. Siccome è un'area molto importante, è un'area che se ne discute da tanti anni, è un'area che è stata sempre al centro dell'attenzione, è un'area che a volte, anzi molto spesso, ha creato dei dissensi e quindi noi abbiamo deciso come amministrazione, visto che ci tocca il compito appunto di dover rimettere mano a quest'area, di capire che cosa può diventare quest'area, questo spazio. Si è pensato chiaramente alla luce del progetto che portammo avanti all'epoca del comitato, che era per noi un punto di riferimento, cioè quello di creare in quell'area un parco a servizio della città. Era una cosa che all'epoca i diversi candidati sindaco erano concordi nello stabilire che quell'area dovesse diventare un parco. Poi chiaramente si è demandata la progettualità al professionista che veniva selezionato per decidere che cosa fare di quell'area. Chiaramente abbiamo deciso, proprio per il bene della nostra città, ma soprattutto per l'importanza che quell'area ricopre, di cercare una figura sicuramente importante, una figura che è conosciutissima in tutta Italia, ma a livello proprio internazionale, una figura di spessore. Abbiamo deciso di scegliere una figura che potesse regalare a questa città uno spazio dotato veramente di una bellezza unica. Abbiamo scelto, tramite dei confronti con la maggioranza, di andare sull'architetto, sul professor Canali, e io pubblicamente lo ringrazio perché è stata una,
una scelta, diciamo, molto facile da fare, e quindi il professore, dopo che l'ho incontrato a Parma la prima volta, dove ci siamo seduti, dove gli ho spiegato la città di San Benedetto, gli ho spiegato appunto l'importanza di, per questa città, quell'area che per noi è un simbolo, e gli ho chiesto appunto di se accettava, di creare un progetto, di creare un qualcosa che andasse ad unire la città e non a dividere, perché purtroppo troppe divisioni io ho ascoltato nei miei 10 mesi di campagna elettorale, e quindi ho chiesto un'idea che riuscisse ad unire un po' tutte le anime della nostra città. L'architetto si è innamorato di San Benedetto del Tronto. Lui è venuto dopo che gli ho raccontato, e c'era con me l'architetto Gino Micozzi, che la prima volta che eravamo a Parma mi sollecitava, che avevi una commissione, mi ricordo, e io dissi: guarda Gino, qui stiamo a parlare con una figura di spessore, lasciami ancora un attimino parlare col professore, perché insomma dobbiamo convincerlo a venire nella nostra città e a regalarci qualcosa di unico che rimanesse appunto negli anni. Ecco, noi vogliamo regalare alla città qualcosa di unico, cioè vogliamo che tutte quelle idee che ieri il professore ci ha fatto vedere nella conferenza che ha tenuto ieri con i ragazzi, con gli architetti, tutti quei lavori che il professore ha fatto di grandissima importanza, e noi vorremmo che il Ballarin diventasse un punto di riferimento, uno di quei lavori che l'architetto può vantare nel momento in cui andrà a fare altre conferenze. Io spero veramente che questa volta riusciamo ad avere per la nostra città, ma ne sono sicuro che riusciamo ad avere per la nostra città veramente quella bellezza che tutti quanti noi vogliamo. Ricordiamoci che noi siamo una città turistica, siamo a valenza turistica. Oggi la nostra economia maggiormente viene trainata dalla valenza turistica, quindi dobbiamo essere ogni anno competitivi e accattivanti, e questo spazio deve diventare accattivante non solo per la città, è uno spazio dedicato poi alla città, ai quartieri che ne usufruiranno, quindi a tutti noi, tutti quelli che vivono a San Benedetto, ma sarà uno spazio dove ci si dovrà incontrare, anche il turista potrà incontrare la città, dove potremmo sviluppare anche degli eventi, potremmo fare qualsiasi cosa su questo spazio. Deve essere uno spazio dove ci sarà il massimo dell'aggregazione e dove tutti quanti noi ci dovremmo trovare, fermo restando che all'architetto gli sono stati dati tutti quegli spunti che avevamo visto nel periodo in cui ci siamo relazionati, quindi quello del comitato, quello dei tifosi, insomma l'architetto è stato informato di tutto. E poi abbiamo detto all'architetto: professore, ci pensi lei, queste sono le idee della città, e ci aspettiamo che ci sia, che esca fuori un prodotto, che sia un progetto che sia appunto giusto e buono per San Benedetto del Tronto. Finisco qui e lascio la parola a Tonino Capriotti. Grazie. Prima di dare la parola al vice sindaco, rinnovo l'invito per chi deve intervenire a registrarsi, perché sempre per ragioni logistiche ancora 10 minuti la segreteria per la registrazione sarà aperta, poi chiudiamo per poi dare spazio alle domande che saranno state prenotate. Prego, vice sindaco. Grazie, benvenuti a tutti. Nell'introdurre Guido Canali, mi farò aiutare da Guido Canali, poi capirete perché. Vi do alcuni titoli di riviste specializzate. Guido Canali e la sua architettura che parla alla mente e all'anima. L'incontro con l'architetto considerato il sacerdote della slow culture. Dice l'architetto, parlando della riqualificazione di una fabbrica: abbiamo cercato il più possibile di togliere il grigiore. Progettare con cura è un atto d'amore e soprattutto un atto intelligente. Quando realizzi un'opera, devi pensare a chi la utilizzerà, a chi frequenterà quegli spazi. Questo significa
mettere al centro la persona, una delle frasi che in politica si ricorre più spesso. Ecco, Guido Canali lo mette in pratica nella sua opera. Da qui l'atto d'amore verso l'altro di cui parla e di conseguenza l'atto intelligente perché utile a tutti i protagonisti ed anche agli spettatori. Continua Canali. Architettura significa interpretare i bisogni e dare delle soluzioni che siano corrette sotto vari profili, dell'inserimento dell'ambiente soprattutto. In tutte le sue opere c'è sempre al centro l'attenzione per la natura. Un tema congeniale al professore è l'affermazione e l'affezione alla natura, qualcosa che lui dice ti si insinua dentro sin da ragazzo. Qualcosa che lo spinge a comunicare agli altri queste sensazioni affinché le possano provare. In più, l'attenzione alla natura si manifesta in un momento di grande tragedia ambientale, come quella che si sta verificando nel mondo con il surriscaldamento globale. Un nucleo, quello della natura, che sia il baricentro del progetto, fino ad arrivare ad utilizzare il vegetale in alcune strutture come un cappotto naturale. Estremamente efficace, in modo da percepirlo anche dall'interno dell'edificio. Sempre Canali. L'architetto deve dare un po' di felicità, almeno quanto possibile. Credo che l'architetto, dopo aver assolto i suoi doveri, come quelli di rendere un edificio stabile, agevole, delle giuste dimensioni, debba lasciare il segno. In qualche modo deve parlare alla mente e all'anima, immedesimarsi in quel luogo, pensando a come verrà utilizzato, come vivranno o lavoreranno le persone al suo interno, fare in modo che le persone stiano bene. E così anche le grandi fabbriche e capannoni diventano luoghi dove si predilige la luce, la natura e gli spazi esterni. I musei, spazi dove vivere le opere e le architetture tra corridoi e stanze in dialogo tra loro. Guido Canali non ama decantare i suoi lavori e le sue opere, piuttosto le racconta come il risultato di un processo naturale che pian piano prende forma, prima nella sua mente, per poi trasformarsi in vetrate, mattoni e muri. Rispondendo ad una interrogazione in Consiglio Comunale sul campo sportivo, nel Consiglio Comunale il 5 marzo scorso, dicevo che, come abbiamo sempre dichiarato in campagna elettorale, le nostre linee sono ispirate ad un progetto che pensa a questo luogo come un parco a servizio dei cittadini e soprattutto del quartiere San Filippo, forse l'unico in città che, nonostante sia tra i più popolosi, non ha un parco. Un open space circondato dal verde, dove la natura sia protagonista, dove si possano organizzare eventi, fare sport e soprattutto sia usufruibile da tutti. Una palestra senza barriere, a cielo aperto, occupato da calisthenics e giochi inclusivi per i bambini, che possa includere un progetto sociale rivolto alle disabilità, uno spazio circondato dal verde che ci introduca al mare. Uno spazio pensato per tutte le persone, che abbia come baricentro la natura esattamente le caratteristiche che ho appena descritto, che ha l'architetto Guido Canali. Ecco perché Guido Canali. Infine, e concludo, mi piace ricordare un'ultima affermazione dell'architetto che ha sempre definito l'architettura come servizio di architettura. Offrire il nostro impegno culturale a risolvere i problemi. Alla domanda che gli è stata posta da dove viene l'ispirazione risponde: credo che l'ispirazione sia un atteggiamento di impegno e di serietà. Ascoltiamo Guido Canali. Grazie davvero, dopo queste direi persino affettuose affermazioni e dichiarazioni mi sento anche un po' a disagio, perché ho l'impressione che vi sia stata fatta
una premessa per cui avete diritto ad aspettarvi chissà cosa, invece io vi proporrò delle cose molto semplici, delle cose che appartengono alla vita di tutti noi, però scelte con chiarezza, scelte con serietà, e cioè scelte perché sono veramente utili alla città di San Benedetto, ai suoi cittadini, ai turisti. Cioè, ecco, vorrei sgombrare subito, forse si è capito, non vi proporremo nulla di fantasmagorico, i fuochi d'artificio ce li scordiamo, li lasciamo alle sere d'estate e alle feste. Si tratta di caratterizzare uno spazio interessante, però ora abbandonato, in modo che veramente possa essere utile a tutti i cittadini. E allora, in primo luogo, rispondere al loro innato bisogno, alla loro fame innata di natura, di verde, che appunto possa significare un luogo piacevole dove stare. Però secondo noi il rinato Ballarin non potrà essere un grande parco paesaggistico, non so, Hyde Park per dire, o nemmeno il parco del Sempione a Milano, o nemmeno i grandi parchi di Roma. Potrà essere un parco urbano tagliato su misura, forse un tantino anche stretto se vogliamo, per la vostra città, nel quale però dovrebbe venire voglia di andare a passeggiare e anche sostare e anche apprezzarlo, magari passarci anche qualche ora, perché purtroppo molti parchi sono luoghi che si attraversano, ci fai la passeggiata, ci fai il jogging, però poi non ti offrono quelle occasioni appunto per passarci una mezza giornata che hai tempo di farlo, cioè non c'è un punto di ristoro. Noi pensiamo a un piccolo padiglione in cui ci sia un caffè, uno piglia una bibita, si mangia un panino al limite, e attorno, lo vedremo in modo più esteso, e attorno a questo padiglione ci sia delle zone ombreggiate in cui poter sedere, poter appunto leggere un giornale, ma leggere anche dei libri, semmai fortunosamente riusciremo a trovare spazio per qualche scaffalatura tipo biblioteca circolante. Ebbene, un luogo accogliente, che ovviamente sia un parco accogliente. Vi facciamo vedere subito delle immagini, premettendo che questo è un progetto che, se non ci sono difficoltà, noi dovremmo portare a perfetto compimento affinché possa essere realizzato, cioè affinché si possano avviare gli appalti in un tempo pazzescamente breve, cioè nel giro di un mese e mezzo circa, due mesi al massimo, perché confida di poter fruire di un finanziamento PNRR che appunto impone dei tempi capestro appunto per l'erogazione dei fondi stessi, cioè i contratti o il contratto devono essere stipulati entro il luglio del 2023. E voi capite che con gli appalti pubblici, appunto l'invito alla gara, l'invito alle imprese, l'invio delle offerte, la gara, eccetera, eccetera, ormai veramente siamo tirati. Quindi, se non ci sono obiezioni di fondo, poi qualcosa si potrà anche mettere appunto più in dettaglio anche nel corso dei lavori, ma se non ci sono obiezioni di fondo, la traccia che potrebbe, secondo noi, potrebbe funzionare
per la città di San Benedetto è quella che vi mostro. Siamo di fronte a uno spazio che voi conoscete benissimo, è delimitato da due tribune, nord e sud, e un'altra ad est, e poi delimitato da due strade. Poiché il piano regolatore non prevede alternative viabilistiche rispetto a questi assi, la cosa più saggia al momento è lasciare tutto com'è, consentendo però su entrambi i lati una fascia in cui potrebbe essere organizzato la viabilità anche in modo diverso, e fascia che ci serve per delle funzioni precise molto 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 utili, molto significative, che adesso vi dirò vedendo una planimetria più in dettaglio, funzioni che in qualche modo potrebbero essere assimilate a funzioni di servizio come ci sono in fondo, in una villa con giardini eccetera, c'è il deposito degli attrezzi, c'è il deposito dove si mettono i vasi d'inverno, eccetera, eccetera. Cioè quei servizi che però rendono lo spazio nobile più pulito, più efficiente. Vai. Ecco, questa è una immagine di scorcio di un modello di studio che abbiamo preparato, dove si vede sulla testata sud la gradonata che verrebbe in qualche modo modificata, però inserita nel progetto, mentre la gradinata est e quella nord, poiché sono pesantemente fatiscenti anche proprio a livello di corrosione dei ferri del cemento armato, a livello proprio di pericolosità statica, si ritiene di dover demolire. Quindi il terreno rimane libero su tutti i lati, salvo questo elemento. Questo elemento che verrebbe reinterpretato, e cioè, fai vedere l'altra immagine come oggi, e cioè oggi, ecco, la conoscete benissimo, è una gradonata però che è stata riempita sotto con dei volumi che noi elimineremmo, e torna indietro, elimineremmo per lasciare lo scheletro nella sua essenziale essenzialità, e diventerebbe una sorta di supporto sia per dei parterre verdi, ma anche potrebbe rimanere in parte una zona per sedute appunto dei cittadini. E poi si sviluppa il resto, che adesso vediamo in dettaglio, con dei percorsi, un elemento centrale che è quello che citavo prima, cioè un luogo con pergolati, tettoie e un piccolo bar, e poi dei giochi e zone di sosta e tutta una organizzazione sui bordi, in modo da offrire una sorta di possibile privacy del luogo, cioè proteggerlo quanto a insonorizzazione, ma anche a protezione da tutti i disturbi esterni, in modo che diventi un luogo della massima serenità, di un'aura quasi magica e sospesa. Vai ancora, vediamo, parliamo della, ecco, queste sono immagini prese dai vari punti di vista, parliamo della, per finire, della gradinata, vai, la gradinata sud, ecco, la gradinata sud, vedete, eliminando i volumi che ci sono dentro, si scopre l'essenzialità delle strutture in cemento armato, che di grande semplicità in fondo ha una sua dignità, e che potrebbe essere, secondo una soluzione molto concreta, potrebbe essere completamente rivestito con dei rampicanti, in modo da
vegetalizzarsi, perdonatemi l'espressione. Quindi voi immaginate questo scheletro completamente rivestito sotto e sui pilastri di rampicanti, e dalla parte opposta lo stesso, una bella superficie inverdita. Vai. Secondo questo schema, questa è una sezione che mostra, appunto, è un disegno tecnico, ma insomma, cioè la parte più bassa verrebbe demolita in modo da consentire un'altezza di 2 metri che permette di entrare in qualsiasi punto, quindi la gradonata diventa come una sorta di pilastrata completamente trasparente, mentre sopra sono previsti alcuni gradoni proprio per la sosta, cioè iterando l'antica funzione. Quindi possono esserci delle persone, ad esempio le mamme che guardano i bambini che giocano nel parterre antistante, oppure gli amici che si trovano a chiacchierare. E poi invece nelle gradonate superiori pensiamo a un inverdimento grazie a rampicanti che nascono da vasche ottenute semplicemente con una lastra di calcestruzzo, così, e quindi sarebbe tutto una sorta di parterre gradonato a verde. Il tutto naturalmente prima va impermeabilizzato nuovamente per evitare infiltrazioni, mentre alla sommità oggi c'è questo muretto, ce ne metterebbe un altro, vasca e una bella schiera alta, ad esempio di oleandri, proprio come citazione vegetale in omaggio alla città di San Benedetto, che è caratterizzata da questi viali, no, in cui gli oleandri si alternano alle palme, secondo un disegno secondo me molto, molto tipico e molto interessante. Un fronte esteso di oleandri sarebbe, oltre appunto come un omaggio, anche una sorta di elemento simbolico. In più, una lastra a sbalzo verso sud, orientata perfettamente, potrebbe offrire una striscia di circa 50-60 metri quadri di pannelli fotovoltaico, che sono una parte di tutto il fotovoltaico che possiamo mettere, che cercheremo di mettere ovunque possiamo trovare spazio. Vuoi per rispondere alle richieste del PNRR, vuoi per rispondere, questo è più importante, a un nostro bisogno etico di aiutare il pianeta. Vai. Questi sono dettagli, li vedete più da vicino, ma insomma le cose sono chiare. Vai. E questo è un altro schizzo. Qui addirittura pensavamo a delle possibilità di elementi a sbalzo, sarebbe più divertente, insomma, però purtroppo bisogna anche stare molto attenti a limitare gli svolazzi della matita, perché alla fine bisogna fare i conti con la dura realtà del budget. Vai. Ecco, questo è un altro schizzo che mostra come sarebbe la gradonata nel suo insieme. La gradonata qui è sempre disegnata senza rivestimento, proprio per non complicare troppo il disegno, ma la gradonata che è appunto così ridotta ad elemento essenziale acquista una sua forza, una sua dignità, come in fondo sono le strutture in cemento armato appunto del secondo dopoguerra, insomma. Vai. Ad esempio, e qui faccio una citazione approfittando della gentilezza di antichi committenti che sono i signori Di Stefano del Maglificio Gran Sasso, famiglia a cui io sono affezionatissimo, non solo per la gentilezza ma per la grande umanità, e per i quali appunto una quindicina d'anni fa disegniamo lo stabilimento, e dove appunto
le pareti, molte pareti sono inverdite, come vedete benissimo, da quel rampicante, gioioso e un po' bizzarro che si chiama Ficus Repens, che è un po' lento all'inizio, poi parte e ricopre anche superfici notevoli. Se vogliamo poi un effetto di maggiore velocità, si può ricorrere ad altri, tipo Rhynchospermum, ma anche il banale Ampelopsis, che è così, anch'esso così vivace e piacevole per la mutazione dei colori. Vai. Qui vediamo altre immagini dei nostri lavori con questa esuberanza di ricadenti, anche qui è sempre Ficus Repens, che in qualche modo così ammorbidisce l'impatto delle architetture, che per noi devono essere sempre elementi il più sobri, il più asciutti possibile, e quindi a volte possono risultare un po', come dire, un po' freddi, come dice la gente, no? Ah sì, bello, però il moderno è freddo, è così troppo minimalista, no? Queste sono le obiezioni che spesso si sentono. Allora, c'è stata qualche decennio fa una reazione a queste constatazioni, non fare più le cose fredde ma fare delle stupidaggini tipo il postmoderno, adesso parlo un po' tra iniziati, ma insomma, cioè arricchire pittorescamente le strutture razionali con dei richiami alla tradizione, dei timpani, altre cose assolutamente fuori luogo. Non è questa la strada. La strada invece può essere, forse, senza esagerare, però ammorbidire in modo che anche il pubblico, così non particolarmente preparato, abbia un impatto gradevole verso delle architetture che sono in fondo una struttura estremamente sobria e razionale, quindi quando non puoi più togliere nulla, non ci può essere errore, però in più ti preoccupi che l'impatto sia piacevole attraverso il verde. Vai. Ancora, queste sono altre immagini del Maleficio Gran Sasso, però andiamo avanti, dai, vai, vai. Ecco, un altro tema, adesso cosa c'è? Gli argini? Un altro tema è, com'è? I bordi, le strade. Un altro tema è appunto come delimitare questo campo ad evitare che rimanga come un'area, come dire, erratica, così però straniata quasi, in mezzo ormai a un'edificazione piuttosto densa nella zona. Ebbene, il principio di realizzare sui bordi, vai avanti ancora, delle sorta di rilevati in terra, ecco, vedete qua, delle sorte di rilevati, questo è il marciapiede esterno, questo sarebbe il confine del parco, realizzato con un muro di calcestruzzo di un paio di metri, e poi l'idea è di fare un rilevato che sale ancora almeno un altro metro, quindi un metro e mezzo, quindi arrivare a circa 3,50 rispetto al piano di campagna, che poi scende in modo più dolce. Questo è un argine di terra a pendenza naturale, cioè 2/3. Volendolo fare più ripido, dovremmo ricorrere a dei sistemi che abbiamo usato e che sono molto efficienti, cioè con le cosiddette terre armate, cioè con degli strati di terra in cui poi risvolta il telo di plastica e così via, e si riesce a ottenere una pendenza che addirittura è 1/1, ma forse anche più ripido. Questi argini che in altre situazioni ambientali, ad esempio più vicino alle foci dei fiumi, ma anche lungo il corso dei fiumi in pianura, sono stati inventati per proteggere dall'esondazione del fiume stesso,
richiamano dei motivi, e mi spiace che ci siamo scordati la diapositiva, dei motivi proprio vostri che sono bellissimi, cioè quei pezzi di calanchi bellissimi che affiorano dalla collina, no? E magari si vede tutta la collina coltivata, quindi agricola e verde, poi delle masse di alberi e poi ci sono dei pezzi di filari, ma poi in alto dal crinale spunta come uno sperone di questi calanchi che sono bellissimi, sono come delle specie di relitti archeologici, di muraglie fantastiche. Ebbene, recintare il parco significa allargarlo, non significa restringerlo. Allargarlo perché tu proietti più lontano ancora possibile i confini, perché diventa una conca protetta, appunto, che non è disturbata minimamente dal traffico che c'è, non è poi così indifferente il traffico sulle due strade esterne, che c'è, appunto, e che verrebbe mantenuto e che può, appunto, godere di una fascia a futura definizione, quando, appunto, ci saranno i quattrini e sarà modificato il piano regolatore. Sopra questo argine proponiamo una siepe costituita da alberi mediterranei, cioè da essenze mediterranee, sempre verdi, bellissime, che si trovano qui come altrove sul Mediterraneo, e cioè i corbezzoli, gli allori, i lentischi, le filiree, magari alternate anche a qualche essenza diversa, in modo da creare, rispetto a questa dominante verde scuro, creare anche dei giochi di colore, ad esempio mettere dei sorbi, mettere anche delle spoglianti che con un tronco chiaro. Ecco, per noi i lati lunghi, vediamo adesso in pianta, per noi i lati lunghi sarebbero proprio da organizzare in questo modo, vedete, atteggiandoli anche con un andamento leggermente sinuoso, senza esagerare, senza cadere nel formalismo, ma leggermente sinuoso per evitare, per chi proviene in senso longitudinale, l'effetto di muraglia troppo regolare, che allora sarebbe come artificiosa. E questo segno rilevato chiude anche a nord il parco, e quindi proprio delimita un invaso e lo dilata idealmente. Vai. Ah, ecco, qua ci sono degli esempi. Noi abbiamo realizzato in sistemazione anche molto importante, anche di grande estensione, abbiamo realizzato degli argini, questi sono con le terre armate, vedete che sono più ripidi, proprio per schermare l'impatto violento e massivo di edifici industriali alti sui 10-12 metri, e che così spariscono completamente e tu entri in un'area industriale vasta, ma hai l'impressione di entrare in un giardino. È una finzione estremamente affascinante proprio per i fruitori. E poi ancora, pensate, il confine di quest'area industriale è una pista da jogging affiancata da due filari di pioppi e cipressini. Vai. Ancora altre viste dello stesso principio. Vai. E l'utilità del rilevato in terra, che abbiamo anche noi e che sfrutteremmo anche noi, è quella di una sorta di cantina molto, molto semplice, di calcestruzzo, che serve ad ospitare le centrali termiche, piuttosto che qualche deposito, piuttosto che i serbatoi dell'acqua, le riserve idriche, eccetera, eccetera. Così non ci sarebbero volumi tecnici fastidiosi all'interno dello spazio
pulito e aulico del parco, vai. Ecco, queste sono vedute di altre nostre realizzazioni, per dire una compresenza, proprio come dire, è una specie di sintesi d'immagine, il rilevato, l'argine di terra tutto inverdito con sopra la vegetazione e l'elemento costruito, che qui è più ampio, nel nostro caso sarebbe di minore impatto, e poi alberature basse e aiuole di mediterranee. Vai. Abbiamo quindi analizzato l'intorno, adesso vediamo, c'è qualcosa su questi? Ecco, questo è uno schizzo ancora molto, molto informe. L'idea è di... Vai ancora avanti. L'idea... torni indietro. Ecco, l'idea è di dotare il parco di poche ma collaudate e molto gradite ai bambini attrezzature per il gioco, in modo che anche i bambini, anche piccoli, insomma, abbiano degli spunti di attrazione e vadano volentieri a frequentare il parco. Ad esempio abbiamo pensato ad una altalena che concentra quattro punti di fruizione e che però è abbastanza, come dire, modesta come design, no? Cioè un traliccio. Allora la fasceremmo con una sorta di cilindro di rete invertito con un rampicante, che diventi proprio un bel cilindro alto circa 4-5 metri, in modo che la presenza di questi elementi non disturbi la prevalente caratterizzazione vegetale del luogo, però al tempo stesso offre delle attrazioni vivaci ai bambini: l'altalena, lo scivolo, uno scivolo multiplo con tante discese, degli scivoli, questi vengono molto bene, degli scivoli che si adagiano direttamente sul pendio degli argini, e poi una sorta di quelle teleferiche lunghe col cavo dove i bambini si appendono e che piacciono moltissimo. Sono i giochi classici che si trovano un po' in tutte le aree da gioco d'Europa, anche in Italia tanti, ma ormai più che collaudati, che però sono anche elementi prefabbricati che vengono offerti da ditte specializzate proprio per contenere i costi, che però sono un po' tristi come design, certamente non contribuirebbero a quell'atmosfera un po' rarefatta, un po' magica che dovrebbe avere il parco. Per cui noi pensiamo di tenerli come elemento funzionale, però fasciandoli con una sorta di velo verde e quindi trasformandoli in volumi astratti vegetali. Vai. Ecco, ancora i percorsi. Percorsi, ad esempio, questo potrebbe essere il percorso centrale, pavimentato, questo percorso, che collega, percorso centrale pavimentato, le alternative sono due: o ricorrere a delle lastre magari molto povere, anche il cemento qui sono lastre similegno, che fibra più plastica di imitazione del legno, oppure nell'ipotesi proprio più povera un ghiaino arrotondato, morbido, che però viene tenuto fermo da una rete di alveoli sottostanti, in modo che non schizza nel prato. Certamente sarebbe meglio la lastra fissa. Vai. E poi il tema dell'acqua. Il tema dell'acqua è magia per i parchi, c'è sempre. Vedete, queste sono immagini da parchi antichi, dove sfruttando la pendenza, quindi che è risolta con gradoni, l'acqua scivola
in canalette, no? Con piccole cascate, ma anche in piano, vai, anche in piano presenze estremamente affascinanti. Penseremmo ad un nastro che collega al centro la gradonata sud con la zona, chiamiamola, perdonatemi la maniloquenza, l'Acropoli, no? Tra la gradonata sud e l'Acropoli, ecco, questo sarebbe una canaletta d'acqua che collega una sorta di cascata, di piccola cascata che può essere realizzata qua sulla gradonata, ad uno specchio d'acqua antistante, appunto, la zona del bar e dei pergolati, ma e dei portici. Acqua che appunto presso i portici avrebbe, anche se molto più in piccolo, però avrebbe un po' un significato e un sapore, un po' come questa nostra realizzazione di una ventina d'anni fa nella sede della SMEG a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, dove vedete appunto muri sobri, prato, filari di alberi, acqua, alberi che soprastano, cioè una sorta di immedesimazione, di compresenza, di convivenza tra costruito e vegetale, che è uno, secondo me, uno degli apparenti contrasti, o meglio, di contrappunti più affascinanti che l'architettura possa proporre. Vai. Lo specchio d'acqua che proponiamo, anche per motivi per contenere i costi, a spessore minimo, in modo tale che non possa costituire anche pericolo per i bambini, ci puoi anche camminare dentro, uno spessore proprio infinitesimo, 3-4 centimetri, un bambino ci può scivolare, non succede niente, ma come facciamo con uno spessore così ridotto ad ottenere effetti di piccolo lago? Con la magia del colore, il fondo nero diventa uno specchio e quindi dà veramente questo effetto. Noi questo l'abbiamo realizzato a Milano, al centro del quartiere del Portello, sono 5.000 abitanti appena a nord di City Life, vedete, con edifici che cercano di forzare con coperture dinamiche la massività di una cubatura molto forte che purtroppo dovevamo soddisfare, e quindi con questi motivi di attici un po' bizzarri appunto si è riuscito a togliere quel senso di quartiere popolare che sarebbe stato veramente molto fastidioso. L'acqua avrebbe questo valore cromatico e con l'effettivo spessore limitato. Vai. L'hanno fatto anche a Rimini, lo specchio d'acqua, che tra l'altro a Rimini è anche retrattile, cioè si può anche asciugare, allagando in parte una zona pavimentata, una specie di piazzetta che c'è tra, che preesisteva tra il teatro e alle nostre spalle la Rocca Malatestiana. Però vedete che qui l'effetto non è molto efficace, l'effetto di riflettenza. Perché? Perché la pietra è chiara e quindi si sono, naturalmente loro hanno dovuto accettare questa condizione perché la pavimentazione c'era già e quindi non potevano ributtare all'aria tutto, ma noi possiamo invece scegliere una pietra, una lastra scura, speriamo pietra, semmai al minimo gresso, ancora meno cemento scuro. Vai.
Ecco, un altro motivo è quello che vediamo realizzato appunto qui a Rimini, ma anche altrove, che nasce dall'acqua, e cioè quella, il motivo di spruzzi gioiosi, fai vedere, ecco, vedete questi spruzzi gioiosi che non sono niente di nuovo né di trascendentale, perché nei parchi europei si fa da una quarantina d'anni almeno, però sono molto simpatici perché sono comandati da dei programmi computerizzati e quindi dinamici, si muovono, poi si spengono, poi si riaccendono. D'estate, quando c'è la gran calura, sono amatissimi non solo dai bambini, ma anche dai grandi che ci vanno, si bagnano, si spruzzano, giocano. In fondo l'andare al parco deve essere un momento di relax, di gioia, di serenità, di gioco con i figli, insomma. Ecco, qui ad esempio, sempre a Rimini, di questi spruzzi ce ne sono anche lungo zone pavimentate, e potremmo fare così anche noi, in modo da offrire più spunti di vivacità. Qui c'è un dettaglio, è semplicemente un foro da cui esce lo spruzzo, e poi ci sono altre bocchette che aspirano. Vai. Beh, ecco, ancora un'altra, no, fermati un attimo, un'altra, ecco, questi sono altri spruzzi, un'altra applicazione abbastanza semplice, che non costa dei patrimoni, della presenza dell'acqua, sono l'effetto nebulizzazione, cioè potrebbero uscire dalla copertura del porticato, potrebbero essere applicate delle specie di ugelli particolari, dai quali escono come delle nuvole nebulizzanti, come delle nuvole di nebbia, che sono molto affascinanti e che, oltre a raffrescare, oltre a divertire, possono contenere delle essenze fastidiose per per le zanzare, in modo proprio da formare come una sorta di barriera anti-zanzare tutto attorno, ad esempio, alla zona frequentata in modo più stabile, cioè la zona dei pergolati, dove appunto magari una persona può stare qualche ora a giocare con gli amici o versi un bianchino, ed è chiaro che le zanzare d'estate possono, con la presenza del verde che c'è attorno, che li alimenta, le zanzare potrebbero essere un handicap. Vai. Un particolare, queste cose falle correre un po'. Ecco, qui sono rimandi a presenze auliche in giardini storici. Qui siamo nel Rajasthan, qui siamo, torno indietro un attimo, qui siamo a Osaka, appunto, dove anche nella cultura giapponese l'acqua nei giardini è un elemento di grande fascinazione. Vai. E qui invece una citazione più nostrana, è il bellissimo, forse l'avreste visto, è il monumento ai caduti, progettato e realizzato da Carlo Scarpa negli anni 65 forse, lungo il bordo dei giardini a Venezia, località Giardini a Venezia, nei pressi della Biennale, dove appunto un intervento veramente estremamente riflessivo e per nulla esibizionista propone proprio questa sorta di cubi di pietra nell'acqua della laguna, dico poco, come monumento ai caduti, quindi una sorta di messaggio di grandissima suggestione, ma anche molto sottotono. Vai. E qui finalmente ci osiamo,
il vostro giudizio severo, presentando quello che potrebbe essere il blocco centrale, ambiziosamente definito Agorà, dove appunto si intravede il percorso a due corsie pedonali, qui al centro ci sarebbe l'acqua, questo è può essere lo specchio d'acqua a minima profondità, dove appunto non c'è bisogno di mettere ringhiere rispetto al percorso pedonale, e questi sono poi spazi protetti da un portico, che è un portico pergolato, cioè un portico inverdito generosamente, in modo da essere molto vivace, molto accogliente, però offre protezione dal sole, dalla pioggia, consente appunto quella sosta, i tavolini, la chiacchierata con gli amici, la birra, il caffè, eccetera, oppure la partita a carte, che potrebbe proprio costituire un momento così di relax, molto gradito per la vivibilità del parco. Vai. E questi sono altri dettagli, questi pergolati visti da nord, con il volume del piccolo bar, vedete, è piuttosto piccolo, si tratta di un poco più di 60 metri quadrati, però sufficiente a creare un padiglione di ristoro gradevole, che poi in più potrebbe offrire l'occasione per altri pannelli fotovoltaici e anche al limite una passerella per una giocosa appunto passeggiata a livello della copertura. Vai. Il tutto, questa è una sezione trasversale, vai. Vai, vai, vai. Ecco, il tutto è veramente reso molto allegro, molto gioioso da queste cascate di rampicanti che, debordando dal tetto a pensile, a giardino pensile, potrebbero costituire appunto come una sorta di festoni che sono apprezzati dall'interno e formano dei gradevolissimi schermi contro il violento sole dell'estate, mentre d'inverno in parte possono essere defoglianti, in parte ugualmente attraversati dal sole più basso. Vai. Altre viste, queste sono realizzazioni analoghe che abbiamo già fatto, e qui non è che ci siano molti tavolini, perché sono zone di relax attorno a uffici, ma nel nostro caso ci sarebbero i tavolini dove appunto fai la partita o ti bevi l'aperitivo. Vai. Ancora, vedete la gioiosità di questi elementi naturali che ammorbidiscono e rendono estremamente cordiale anche la presunta durezza, la scioltezza delle strutture moderne. Vai. Ecco, questo è un altro tema, torno dietro un attimo, questo è un altro, quindi di questo abbiamo parlato abbastanza, qua dietro sono abbozzate la possibilità di un paio di corsie per il gioco delle bocce, che sarebbe molto interessante, perché allora si giocano le bocce, gli amici stanno qua, guardano, interagiscono, insomma diventa tutto un mondo molto, molto vivace. E questi invece, vi faccio vedere delle visualizzazioni per definire meglio queste sorte di quinte vegetali formate ad esempio da gelsi alti che vengono potati con una sorta di visiera verso nord, e questo ad esempio non so se è un gelso, ma insomma comunque è una pianta che è portata sotto e quindi si pone come una sorta di protezione della panchina sottostante. Vai.
e questa ancora è una sorta di pergolato interamente vegetale che fa rimando anche a delle soluzioni rinascimentali molto interessanti. Vai. Noi, ovvero un'altra soluzione di questo tipo, un po' più civettuola, vai. Ecco, mentre noi pensavamo proprio ai gelsi, che sono una pianta meravigliosa, umile, generosa, e che appunto può essere potata nella chioma in modo da formare uno sbalzo, ma anche di 4 o 5 metri, quindi senz'altro orientati verso nord, se ottenesse uno sbalzo di un 3 metri circa, sotto ci stanno benissimo delle panchine allungate per la sosta dei cittadini che non vogliono andare ad esempio nella zona del ristoro centrale. E poi, credo per finire, un altro elemento secondo me di grande caratterizzazione e di anche di grande significato botanico, e cioè poiché nei parchi, nei giardini viene voglia di inserire anche degli elementi decorativi, delle sculture, insomma anche ci sono nei giardini storici, no? Le sculture di marmo di Carrara, che sono molto belle, anche questo bianche sui fondi scuri della vegetazione, ma anche nei parchi moderni, non so, le sculture di Moore che tutti abbiamo visto, ma anche tante altre. Ebbene, noi un po' per povertà di mezzi, ebbene confessiamolo, un po' per un grande rispetto e una grande fiducia nelle facoltà espressive della natura, invece che sculture appunto ispirate alla tradizione classica o meno, proponiamo delle sculture vegetali, delle vere sculture vegetali, tipo questa. Questa, ad esempio, è un albero di melograno, è un esemplare evidentemente, che è stato fornito da un vivaio specializzato anche in questi esemplari, cioè proprio elementi tipici, chiaramente vanno cercati, un po' come si va per i mercatini a cercare l'elemento prezioso d'antiquariato che è sfuggito agli altri, no? Che però alla fine non costano neanche tanto, perché una cosa del genere montata eccetera può venire poco più di 2-3 mila euro, insomma, e se consideriamo la bellezza, ma anche da un punto di vista educativo, il grande fascino, se ne confrontiamo il costo a quello, ad esempio, di una scultura, la scultura è sideralmente più cara che un esemplare scultoreo di questo tipo. Bene, noi, hai una pianta, noi proponiamo una serie di queste sculture vegetali, ad esempio affiancate al percorso qui, in modo tale che accompagnino serenamente l'accesso dei visitatori alle magie del parco. Cos'hai? Ecco, questo ad esempio è il taglio, lasciate stare, che è indicato un quel così, ma dico, è l'esemplificazione del taglio della chioma nel caso del gelso. Vedete, supponendo che questo sia un 2,5 metri, qui addirittura abbiamo uno sbalzo di oltre 5 metri, potrebbe essere ben più limitato e quindi ottenibile in un numero ben inferiore di anni. Credo c'è ancora qualcosa. Credo che abbiamo finito la nostra... questo volevo dire. Questa è una citazione ancora, e mi fa molto piacere perché siamo in zona. Una citazione dal Maglificio Gran Sasso, nel cui atrio di ingresso, questo è il controcampo verso appunto l'esterno, nel cui ingresso abbiamo proprio attuato questo principio, non una scultura così, ma un pezzo scultoreo vegetale, questo è, nella fattispecie
è un ulivo che, guarda, che fortunosamente abbiamo trovato ai margini del campo e che cresce benissimo, gioioso, e dà il benvenuto a chi entra nello stabilimento. Lo stesso, le nostre sculture vegetali dovrebbero in qualche modo dialogare con chi percorre i vialetti, e queste sculture vegetali, al limite, perché no, potrebbero essere adottate o da gruppi di cittadini o da una scuola o da una classe. Pensate alla bellezza di un gruppo di scolari piccoli che cresce e che sa che nel parco c'è il suo albero che potrà andare a trovare e con cui, misurandolo, abbracciandolo, potrà dialogare. Vai. Questi sono bambù che in massa potremmo piantare vicino alla zona dei portici, proprio perché di rapidissimo effetto, è anche pianta molto piacevole ed utile. Vai. E ancora vediamo altre immagini di realizzazioni analoghe di padiglioni monopiano, grandi vetrate, strutture metalliche, però un inverdimento che forse è quasi ossessivo, quasi maniacale, perché però si giustifica proprio come servizio civile. Vai. E qui ancora, fermo un attimo, e qui ancora un effetto di inverdimento di una parete, questa attraverso, questo credo che sia tracheospermum, l'effetto di una decina di anni, ma anche serve anche meno, trasforma una parete dura in calcestruzzo prefabbricato in una superficie gioiosa e festosissima. Vai. E qui un ingrandimento fortissimo, di molto, almeno 10 volte tanto, di uno dei fiorellini di Lippia, che è quello strisciante che potremmo utilizzare al posto dell'erba, al posto del prato, per ottenere uno strato a basso consumo di acqua. Questo è molto importante, non l'ho sottolineato, ma è implicito. Dovremmo fare un parco che consuma poca acqua, a parte quel velo che però non è poi tanto volume, ma dico, per innaffiamento consuma pochissimo, quindi dare spazio alle piante mediterranee, alle essenze come queste che non sono molto idrovore e che richiede una manutenzione bassissima, un taglio veramente rado nel tempo. Vai. E qui ci sono alcuni cespugli o striscianti di essenze mediterranee, particolarmente le grigie, amabilissime, perché ad esempio se poste su una fascia di 1,20 m, ad esempio, affiancate ai percorsi, possono costituire una sorta di orlatura al verde esteso dei chiamiamoli prati, ad esempio di Lippia. Vai. E sono le essenze classiche che voi conoscete, che sono le essenze della vostra terra, la cineraria, marittima, vai, l'achillea, l'elicriso, per non dire del rosmarino, pianta meravigliosa, eccetera. Vai. Ecco, chiudiamo con questa immagine ancora di una. Questa è una mensa che abbiamo realizzato in Toscana, dove appunto convivono gli elementi che dovrebbero essere un po' la sigla di questo parco, i bordi rialzati, la siepe inverdita sopra, gli elementi, molti elementi a pergolato inverdito e protetto anche ad esempio con delle lastre di cristallo acidato, le aiuole basse, ovvero i cespugli bassi, e pochi elementi
però di grande dignità e di grande secchezza, che appunto confermano e non tradiscono l'impegno dell'architettura, che è chiarezza, che è razionalità, che è semplicità, che è rispetto per gli utenti futuri. Grazie. Grazie, grazie professor Canali. Possiamo allora dare il via agli interventi. Allora, per questioni organizzative ci diamo come termine massimo di chiusura, appunto per le esigenze del professore, le 18:30. Quindi vi prego con gli interventi di essere sintetici. Io direi, professore, se lei è d'accordo, magari raccogliamo tutti i contributi, poi magari se c'è da dire qualcosa in calce magari lo fa lei a chiusura. Se per lei va bene, procediamo in questo modo. Allora, io chiamerò le persone che si sono prenotate a venire qui sul podio, in modo tale che possano essere visti e ascoltati da tutti. Cominciamo con il signor Enzo Catasta, è un cittadino, e si prepara poi il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli. Buonasera a tutti, io sono un residente in via Morosini e do atto all'architetto Canali che ha fatto una bellissima esposizione e che però secondo me, visto che è molto diciamo interessato all'ambiente, ho visto il traffico canalizzato tutti sulla parte via Morosini anziché dall'altro lato. A me sembra un controsenso, perché di là non ci sono abitazioni e di qua ci sono una serie di palazzine che sono diciamo hanno un inquinamento acustico e ambientale per via del traffico adesso, figuriamoci dopo quando sarà la doppia corsia. Quindi non capisco questa soluzione, visto che di là, come non è così? Era così, sì. No, se fa vedere l'immagine dove si vedeva il prospetto, dove c'era il muro, dove c'era i gradoni, c'erano gli alberi, lì si vede, no. No, ma lì no, c'è il doppio senso, vede, guardi. C'è il doppio senso, lo vede? Non è uguale. Com'è? Ma quello crea questo, con queste piante, con così, e le palazzine qua, crea un rimbombo. Sì, no, guardi, allora il progetto dell'architetto Canali, come può vedere in pianta, lascia immutata la viabilità. Ma quello è quello che è esistente adesso? No, 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 questo è il progetto. Questo è il progetto. Quel doppio senso che... Niente, stava facendo vedere nelle sezioni che c'è una fascia che lascia libero la futura progettazione del piano regolatore di poter eventualmente rivedere la viabilità, ma in questo progetto non viene manomessa la viabilità. Sì, ma io me lo auguro, perché ripeto, no, che dall'altro lato non ci sono abitazioni, quindi non creerebbe nessun problema. Non capisco perché si stia cercando, perché molti articoli sul giornale dicono che la viabilità deve essere a ovest del Ballari, ma mi sembra sbagliatissimo. Ecco. Ok, comunque chi detto complimenti, bellissima esposizione. Grazie. Grazie. Il microfono al consigliere Marinangeli, glielo porto io. Buonasera all'architetto Canali, grazie di essere venuto tra noi. Allora, la mia domanda è subito questa.
perché non sono previste, un po' come diceva il signore prima, tutte e due le vie di scorrimento dal lato della parte del mare, visto che non ci sono case e non ci sono insomma, non ci sono abitanti. E poi per capire bene quella che è, diciamo, la curva sud, che per noi, che mi auguro che sia il sindaco sia l'assessore gli abbia spiegato l'importanza che ha rivestito quindi lo stadio, senza ripeterlo di nuovo, in passato, quindi come simbolo, come situazione, per capire se la struttura che rimane è in parte la stessa o è di una struttura completamente nuova, di quella che sarà poi diciamo, la parte rimanente della curva. Grazie. Andiamo avanti, chiamo Luigi Olivieri, che è il presidente del quartiere Marina Centro. Rispondo da qui allora. Bene, allora un complimento, la seconda un'osservazione e un memento. Complimento perché finalmente in questa città si comincia a parlare di rigenerazione urbana. Abbiamo avuto cementificazioni in questa città per anni, anche ultimamente con quelle palazzine sul lungomare. Quindi vedere lì alla città può crescere in un altro modo, manifestandosi sempre come città per tutti i cittadini. Secondo, è se è a conoscenza anche di quel progetto dell'area portuale, progetto approvato da questo consiglio comunale, non l'attuale, nei precedenti, e anche passato in giunta regionale, perché anche lì c'è da fare un'osservazione su tutto il discorso della mobilità del porto, del futuro della crescita del porto e soprattutto della logistica del porto. Quindi ben venga già la soluzione lato est della doppia strada viaria, già quella è una soluzione. Chiedevo solo questo. Il memento al nostro attuale consiglio comunale è che bisogna veramente mettere mano al servizio giardini, perché questo è un impegno grande, questa città ha bisogno di potenziare il servizio giardini. Mi sembra di voglio parlare. Grazie, si è adesso iscritto a parlare un altro presidente del quartiere Marina di Sotto, Alfredo Isopi. No. Intanto buonasera, ci onorate la presenza dell'architetto Canali. No, io volevo chiedere due cose. Quando è stato dato questo incarico, però il sindaco l'ha già detto, se aveva dato una bozza di idea di che cosa la città voleva, perlomeno si era manifestata in campagna elettorale. Cioè, lì il progetto doveva riguardare, oltre al Ballarin, che è la cosa principale, ma la parte più piccola, tutta l'area, diciamo, del comprensorio, quindi mi riferisco alla Pineta, mi riferisco dietro al porto, e però lei praticamente ci ha soltanto prospettato l'area del Badari, che ben venga. Quindi ecco, questa è una domanda, se nel dare l'incarico qualcuno ha detto non soltanto, diciamo, il Ballarin, ma bensì tutto il comprensorio di quell'area, che veramente diventava proprio un parco, una porta della città, come l'abbiamo sempre chiamata. In più, nel suo progetto è bello, però non, siccome se l'ho detto, quello era il Ballarin, diciamo, era per noi una cosa storica, non vedo niente che possa ricordare, oltre a quelle gradinate che vengono spogliate, rivestite, benissimo, però non vedo, non ho visto qualche cosa che possa ricordare chi c'era il Ballarin. Poi un'altra cosa che volevo chiedere, lei ci ha fatto tutte quelle belle pinete, quelle belle cose che secondo me sono tutti i suoi progetti, però che riguarda la pianura padana, qui siamo a San Benedetto, gli spazi sono molto ristretti, quindi sono rimasto perplesso, probabilmente tutte queste belle cose che ci ha fatto vedere si possa poi calare in quel piccolo, diciamo, quella piccola area, che poi fra l'altro portando la viabilità
a ovest, perché giustamente quelli neurosini ci dicono che non ci possono passare, cioè andiamo ancora maggiormente a restringere quell'area e in più la isoliamo. Per questa è un'area che verrà isolata, la rotonda su, poi tutta la gente viene da pronto a mare, quindi come viabilità pure mi sembra che deve essere un po' rivista, non lo so. Grazie. Grazie, andiamo avanti. Adesso c'è l'intervento dell'architetto Vincenzo Acciarri. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuto in particolare al professore che ha voluto gentilmente venire a San Benedetto a presentare la sua opera. Il professor Canali è un'autorità nel campo dell'architettura. Io ho avuto il piacere di seguirlo quando, oltre 50 anni fa, frequentavo la facoltà di architettura di Venezia, già le sue opere facevano scuola, quindi averlo qui questa sera è una cosa che mi onora e di cui sono particolarmente felice, sia come architetto ma soprattutto come cittadino. E volevo esprimere anche un vivo compiacimento all'amministrazione che è riuscita a trasformare l'occasione di un incarico professionale in un evento che ha portato a riconciliare la città con l'architettura. Auguro quindi al professore di poter svolgere con la massima soddisfazione nostra e sua questo suo lavoro. Le posso preannunciare che sarà molto seguito il suo lavoro durante i lavori, durante lo svolgimento delle opere, perché tutto quello che ha a che fare con il calcio nella nostra città crea particolarmente interesse, e quindi le auguro che anche durante i suoi lavori possa avere questa manifestazione da parte dei cittadini, la stessa che al momento in cui si realizzava lo stadio Riviera delle Palme vedevo intorno al nostro cantiere circa 40 anni fa. E quindi mi auguro che tra qualche anno potremo annoverare tra i punti di attrazione della nostra città, del nostro territorio, anche una sua bellissima opera. Grazie, mi permetto di ricordare che anche lo spazio che ci accoglie stasera è opera dell'architetto Acciarri. Adesso la parola va a un altro architetto, Luigi Anelli. Buonasera a tutti, anche io. Volevo fare un saluto particolare all'architetto Guido Canali, al professor Canali. Ieri ci ha appassionato veramente con questa Lectio Magistralis che ha svolto qui nella sala consiliare a San Benedetto. E un plauso anche all'amministrazione comunale che ha avuto il coraggio di portare un grande architetto a San Benedetto. San Benedetto è una città turistica. È un bel progetto, sicuramente potrà generare anche un turismo di coloro che amano l'architettura moderna, come in passato tante volte anche da studente io ho fatto. Quindi di questo siamo sicuramente molto, molto contenti. Ho visto che il professore ha una grande maestria nel in qualche modo coniugare le forme classiche con quelle moderne, dandogli forza e vita attraverso la natura, il verde e l'acqua.
cose che ritroviamo anche nel progetto del Ballarin, su cui non mi permetto assolutamente di entrare nel dettaglio perché il professore è un'autorità talmente grande che non ha bisogno di nessun consiglio e di nessuna considerazione particolare. Volevo però approfittare della sua autorità, professore, per porre una domanda a cui spero mi possa dare una risposta, perché la nostra città, come tante altre città italiane, ha un grosso problema, cioè la grande scala non ha una progettazione unitaria reale. Abbiamo un piano regolatore che purtroppo è scaduto da 32 anni, una miriade di varianti, forse più di 20 piani particolareggiati in attuazione di un piano regolatore, e quindi una visione completa della città non c'è, purtroppo. Allora, io mi faccio spesso una domanda e mi chiedo se non ci sia più spazio per disegnare e sognare il futuro delle città alla scala urbana, ovviamente, quindi al 2000, al 5000, e per fare in modo che i piccoli e i grandi progetti come il suo o le grandi opere come questa possano essere maggiormente inserite all'interno del contesto urbano in una visione che possa garantire un migliore futuro per le nuove generazioni e per i nostri figli. Grazie. Grazie, questo è l'ultimo intervento che ho in scaletta. Il signor Jacopo Zappasodi. Buonasera. Io ho una sola domanda per il professor Canali, e da profano accolgo gli architetti che hanno parlato prima di me e che dicono che questo è un signor progetto, io faccio tutt'altro. La domanda da profano è: quanto tempo è stato impiegato indicativamente per questo progetto? Immagino una stima, 15-20 giorni, un mese, due mesi, non lo so, non meno sicuramente, per venire qui legittimamente con un progetto che altri professionisti hanno approvato prima di me. Parlandoci poi, io qui da profano, di gioco delle bocce, di giochi d'acqua a 50 metri dal mare, di Calanchio, Leandri, Gelsi, San Benedetto, la famosa Riviera dei Gelsi. Alle 16:27 questa amministrazione e il professor Canali, che gode di tutta quanta la mia stima, ci ha presentato la prima slide di quello che sarà il Ballarin. Con la presentazione era il luogo del campo Ballarin. Prima si parlava il sindaco parlava di tanti sanbenettesi presenti in aula. A quei sanbenettesi il sindaco ha chiesto il voto legittimamente in merito al Ballarin sulla base di un progetto fatto da cittadini. C'era il famoso progetto, vedevo prima, di Fabrizio Marcozzi, c'era quello dei cattivissimi ultras. Poi questa amministrazione si è insediata, si è cominciato a parlare di concorso di idee, poi si è cominciato a parlare dell'albo degli architetti di Ascoli, poi non c'era tempo, poi si è parlato dell'Archistar e si è vociferato sui giornali di compenso, ma non mi interessa parlare di compenso, fino ad arrivare a degli incontri con la città. L'amministrazione ha parlato chiaramente sui giornali di incontri con la città. Un progetto presentato, anche qui lo leggiamo sui giornali, all'amministrazione dentro gli uffici dell'azienda del sindaco, quando si doveva parlare alla città. Alle 16:27 c'è stata presentata la prima slide. Allora a questa amministrazione chiedo, la campagna d'ascolto dell'amministrazione, con cui ha parlato chiaramente, si è riempito la bocca davanti ai giornali e con le associazioni che hanno preso a cuore questa situazione, è questa? Mi viene da dire di sì, perché viste anche quelle che sono le ultime dichiarazioni di questa mattina della vostra consigliera Barlocci, che diceva che le vostre riunioni di maggioranza sembrano riunioni di condominio, evidentemente sì. Questo è uscito sui giornali. Dopo ti faccio vedere tranquilla. Vabbè, è uscito sui giornali, consigliera, mi dispiace. Vabbè, dopo lo vediamo. Allora di che cosa hai letto sul giornale? Te lo faccio vedere, guarda, non c'è problema. Però possiamo andare oltre. Sì, 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 certo, certo. Che non interessano. No. Momento, io, ma proprio perché questa no. La polemica è qui, signor sindaco, la polemica è qui perché venire qui alle 16:27 a presentarci la prima slide dopo che si è parlato
di ascoltare la città è una provocazione. È una provocazione venire qui a parlare con i tempi contingentati quando alle 16.30 c'era l'ultimo, la possibilità di prenotarsi per l'ultimo intervento, non a caso il mio è l'ultimo perché ho fatto appena in tempo a guardare la prima slide e prendere la parola. Quindi il tempo di un professionista del settore che gode di tutto il mio rispetto, le dicevo prima, 15, 20 giorni, un mese, non so quanto ci ha messo, contro 3 minuti della popolazione. Questo è il rispetto che questa amministrazione, dopo averlo dichiarato ampiamente sui giornali, dimostra alla città. Allora vi chiedo per cortesia, non a lei ma all'amministrazione, di riproporre questi interventi, di queste situazioni, parlandone con la città, non arrivando con un pacchetto chiuso, senza prendere in giro la città, i San Benedettesi e la memoria di tutte quelle persone. Ciao sindaco. Allora, sì, siccome ancora abbiamo ancora qualche minuto, diciamo, magari se c'è qualcuno che deve intervenire che non ha fatto in tempo a prenotarsi oppure ha maturato la decisione di intervenire dopo aver visto il progetto, prego, Daniele Primavera. Salve, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti di rito e mi scuso se poi magari successivamente rispetto alla presentazione del progetto la discussione a un certo punto è entrata su elementi che dovevano essere preliminari rispetto al progetto. Io capisco le preoccupazioni di chi, per esempio, la prima domanda che si è fatta se l'è fatta sulla viabilità, così come guardando il progetto qualche dubbio, ovviamente non mi permetto di discutere la qualità tecnica, non sono minimamente in grado, faccio un altro mestiere, qualche dubbio sulle funzioni dell'area è venuto, perché per esempio quell'area molti l'avevamo immaginata magari anche per degli eventi o per delle attività di tipo diverso, e la discussione di solito è, questo ovviamente chiedo conferma ai tecnici, è preliminare rispetto al progetto, cioè non è che si prende un'area che è uno spazio vuoto e si invita il tecnico a fare delle proposte estetiche, cioè prima dovrebbe esserci una decisione politica condivisa, possibilmente discussa con la città. Mi rifaccio naturalmente al caloroso intervento di Jacopo, ma in cui ci aspettavamo magari un confronto un po' più serrato che chiarisse gli obiettivi, o in mancanza di questo confronto, perché le amministrazioni governano legittimamente, almeno la chiarezza in questi obiettivi di cui ci si prende la responsabilità. Così, visto che ci sono molte scelte abbastanza radicali all'interno di questo progetto e difficilmente reversibili, è difficile esprimere un parere, perché, ripeto, non volendo dare un giudizio tecnico e non potendolo dare perché non siamo in grado di farlo, i tempi, la modalità anche di queste critiche rischiano di essere fraintese, no? E quindi è molto difficile. C'è una cosa rispetto, voglio restare nel campo di quello che si è detto. Noi da alcuni decenni, credo, abbiamo dovuto fare marcia indietro su alcune opere che erano state immaginate anche dall'ex dirigente, che ricordo aveva una grande predisposizione per la costruzione di aree che avessero un grande rapporto tra il verde e l'acqua. Questa città ha una storia in questo senso, non è propriamente una novità per nostra fortuna, però alcune di queste scelte si è dovuto fare dei passi indietro perché erano di difficile manutenibilità. Ricordo qualche polemica per delle vasche, quindi non delle aree grandi, ma delle piccole vasche interrate perché non si riusciva a gestirle. A fronte di questa situazione o di altre piazze che prevedevano magari delle fontane che sono chiuse da anni, oppure penso alla Pineta Pasqualetti, dove c'erano, ricordo quando ero ragazzino, delle fontane, adesso mi pare che la situazione sia un po' compressa rispetto a queste scelte. Beh, vedere un'opera così ambiziosa presentata in questi termini senza avere chiarezza della modalità di gestione futura, dei costi di gestione futura, della struttura che se ne dovrà occupare, sinceramente qualche perplessità la genera anche in chi comunque apprezza un'impronta che sicuramente è creativa
e tecnicamente visionaria, quindi questo traspare. Io penso che tutti noi che abbiamo visto questo progetto ci abbiamo visto dentro tante idee, però ecco, l'insieme di questi argomenti forse meriterebbe una discussione più lunga di quella che è concessa da questa amministrazione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io lascerei la parola all'architetto Canali per le osservazioni, le controdeduzioni meglio. Sì. Sempre più difficile. Allora, anzitutto per affrontare le obiezioni più soft, che poi non sono obiezioni forse, ma sono anche delle dichiarazioni di concordia, ringrazio della stima un po' tutti quelli che l'hanno espressa, ma in particolare gli architetti, scusate, leggo perché non vi conosco, l'architetto Acciari e l'architetto Anelli, scusate. Insomma, cercheremo di figurar bene, faremo il possibile. Voi ci darete una mano, magari, perlomeno come supporto empatico. E, per quanto riguarda le obiezioni di fondo, allora, qualcuno si è chiesto come mai tutto il traffico portato ad ovest, cioè in aderenza, puoi prendere la pianta, una pianta, ecco, in aderenza alla strada che c'è oggi a senso unico, che fiancheggia i condomini, e cioè la zona, grazie, e cioè in fondo una zona caratterizzata da un assetto urbano sereno, tranquillo, insomma sono condomini residenziali. Ecco, allora vorrei scusarmi, perché forse sono anch'io colpevole di una mancata precisazione. In questo progetto abbiamo mantenuto l'assetto attuale delle strade, perché tali sono le indicazioni del piano urbanistico. E però, dal momento che la situazione sotto il profilo viabilistico senz'altro può essere migliorata, a questo scopo abbiamo lasciato a disposizione, vedete, una fascia abbastanza consistente, sia ad ovest, cioè qua, sia ad est, cioè qua, di fianco alle corsie a senso unico esistenti, nelle quali si potrebbe portare l'altro senso di marcia, oltre che il percorso ciclabile e oltre che un generoso un marciapiede per circolazione pedonale. Mi sono espresso sufficientemente chiaro? Cioè, da un punto, sotto il profilo urbanistico, non è stata fatta una scelta, perché non potevamo farlo. Adesso io vi chiedo scusa se mancano le premesse, come dire, ideologico, tecnico, pianificatorie a questo progetto. Voi forse questo progetto, come in effetti è, lo cogliete come un frammento avulso dalla realtà urbanistica di San Benedetto. Tenete conto che è piovuto dal cielo un finanziamento PNRR, dal cielo o da Bruxelles, non lo so, insomma, comunque è piovuto dall'alto, fortunosamente, ma anche per l'autorevolezza dell'amministrazione, è stata accolta la richiesta di finanziamento, e credo che sarebbe un delitto veramente grandissimo lasciarlo perdere. E allora, la politica è quella di fai il passetto oggi che puoi fare, sistema all'interno l'area del Ballarin in modo che puoi fare dopo le scelte urbanistiche ai margini, che tra l'altro non, ai margini per migliorare la viabilità, che tra l'altro
non è finanziata, quindi se ne può parlare ai noi per mesi, mesi e per anni, però almeno veramente dobbiamo strenuamente lottare per realizzare il Ballarin. E l'architetto Sinatra lo sa benissimo, è una gara molto dura perché proprio i rischi sono grossi, quindi i rischi sono di arrivare troppo lungo e non rispettare le scadenze appunto del PNR, che come dicevo prima prescrive che i contratti di appalto con la ditta esecutrice, siano chiusi entro il luglio del 23, che è un tempo minimo, proprio un tempo risicatissimo. Quindi credo che anche a nome dell'amministrazione si possa pregare la città di considerare questo aspetto e tener conto che per ora non si fanno scelte urbanistiche perché non c'è neanche il tempo di farle, cioè non ci si può, assolutamente non ci si può guardare attorno. Abbiamo un po' di quadrini per sistemare, non credo tutto, ma insomma per dare un bel colpo al Ballarin, facciamo questo sforzo e poi c'è tutto il tempo. Ci sono veramente, prima che il cantiere al Ballarin finisca, perché il PNRR fissa 2 anni e mezzo, quindi ci sono 2 anni e mezzo per fare tutte le discussioni di tipo urbanistico e gli inquadramenti territoriali che si vogliono, includendo in questo inquadramento territoriale anche i sogni, per ora sono tali, però che sarebbero veramente ottimali, di collegare l'area del Ballarin, ad esempio, perché no, con la spiaggia, sarebbe una cosa bellissima. Ad esempio, ma questo è proprio nelle intenzioni, ad esempio con l'area che rimane a nord tra la rotatoria e il margine nord del Ballarin, area che in modo così un po' generico però carico di aspettative è stata definita area per eventi, e allora così come sogno, però ve lo do, non è certamente un'indicazione precisa, e allora potrebbe essere che a piano terra si sviluppa tutto un parcheggio grande di qualche centinaia di auto, sollevato su pilastri c'è una bella piastra grande dove si potrebbe organizzare una sorta, che ne so, di palazzetto per eventi, insomma una cosa, una struttura molto bella, ma è tutto un altro capitolo di decisioni, ma soprattutto di finanziamenti, e quindi è tutto un pensiero che si dovrà assolutamente concentrare su quell'area a nord per definire e per arricchire, pensate come sarà bello il Ballarin, cioè io non lo chiamo più, comunque pensate come sarà bello il parco quando avrà appunto a stretto contatto una sorta di pala eventi, no? Abbastanza grande, con possibilità quindi aggregative, sociali di grandissimo interesse. Quindi stiate sereni, perché non c'è nessuna decisione punitiva né nei confronti di chi abita in questi condomini lungo via Morosini, né di chi vorrebbe appunto che il momento magico del Ballarin si proiettasse in un sistema più ampio verso il porto, verso la spiaggia, in un impegno anche di pianificazione veramente importante. C'è stata una cenna appena a proposito della gradinata, quasi che noi volessimo affrontare in modo indifferente, se non cinico, la sistemazione di questo manufatto che ha visto la tragedia che San Benedetto conosce benissimo, una tragedia senz'altro dolorosa di cui deve essere conservata memoria in segno di rispetto e di venerazione per le vittime, ma che trova già un episodio di celebrazione, ed è
la recinzione che è stata sistemata e alla quale ovviamente bisogna dare anche una maggior visibilità e in più proprio la gradinata, poi riprenderla, proprio la gradinata ridotta a, come dire, al suo scheletro metafisico, potrebbe essere quel manufatto che, acquistando anche una sua astratta, appunto, una sua astratta dignità quasi religiosa, potrebbe essere l'elemento che tramanda la venerazione per l'evento tragico e la venerazione per le vittime, cioè il fatto che noi inverdiamo questo luogo, cioè quasi lo sacralizziamo attraverso un intervento di natura che toglie addirittura la vista del calcestruzzo, insomma, diventa come un luogo magico. Pensatelo tutto inverdito, pensatelo quindi come una struttura metafisica. In primo luogo dovrebbe esserci una recinzione molto trasparente che non impedisce la vista del parco. Ebbene, questo potrebbe essere proprio, come dire, anche il monumento celebrativo a questa disgrazia, a questa tragedia che è avvenuta in passato. Probabilmente non riesco a rispondere a tutti, ma per quanto riguarda, ecco, però un accenno ai costi di gestione mi sembra che si possa dare. Allora, pragmaticamente, abbiamo un po' di quattrini per sistemare l'area del bar e trasformandola in parco. Su questo mi sembra che non si possa che condividere. E l'impostazione che abbiamo cercato di dare dopo esserci confrontati è un'impostazione di grande rigore, cioè rigore significa sia scelte progettuali preliminari, sia anche gestione futura, cioè guardando però appunto ai costi di gestione. Quindi abbiamo, non mi sono dilungato su questi aspetti perché mi sembrano quasi ovvi, abbiamo immaginato un parco a minimo consumo idrico, l'estensione di circa 8.000 metri quadri a terra che verrebbe risolta con la Lippia, e anche per questo motivo basso consumo idrico. Non è un prato da innaffiare quasi tutti i giorni e da sfalciare d'estate una volta alla settimana o di più, come si conviene per esempio per un prato cosiddetto all'inglese. È un prato di mediterranee che richiedono un innaffiamento molto più limitato e soprattutto uno sfalcio ridottissimo. Quindi è una scelta in quel senso. Le strisce di mediterranee le conoscete, parlo di una cosa che appartiene alla vostra cultura vegetale. Le cinerarie, le achillee, i rosmarini, eccetera, non vogliono acqua, ne vogliono pochissima. Cioè, non dire non vogliono acqua è assolutamente scorretto, ne vogliono pochissima, ne vogliono proprio quando, fino a che non ce la fanno più perché c'è la stagione della grande siccità o del gran caldo, e allora è chiaro che alla fine anche le mediterranee bisogna che un po' d'acqua gliela dai, però pochissimo, quindi anche per questo, quindi allora l'estensione a terra, le fasce di mediterranee, minor consumo d'acqua che sia possibile in base alle piante che il Padre Eterno ci mette a disposizione. Forse dovremmo cominciare, o che comunque appartengono alla cultura di questi luoghi, dovremmo cominciare anche ad impegnarci sull'adozione di piante utilizzate nel Nord Africa o utilizzate in altri deserti. Lo faremo. Però non siamo molto distanti da queste tipologie vegetali. Dopodiché l'acqua da utilizzare, questa pochissima acqua da utilizzare per lo specchio e per i giochi, con noi
confidiamo, adesso non c'è la certezza perché occorre fare delle analisi ancora che sono state attivate, molta diligenza dell'ufficio tecnico, ma confidiamo di poter utilizzare l'acqua di pozzo, comunque l'acqua del sottosuolo, che è ricchissimo d'acqua, a 1,5 metri sotto c'è l'acqua, il rischio è che sia salata anche, però insomma bisogna accelerare queste indagini e puntiamo proprio su questa sorta di risorsa. Altro, illuminazione, pannelli solari, cioè i pannelli solari noi ne mettiamo più che possiamo. Ho detto, inventiamo questo cornicione, qui li mettiamo al centro, cioè piazziamo vaschi di debordanti sui bordi, ma al centro ci mettiamo i pannelli solari, ne mettiamo qui, di più però non ce ne stanno, quindi voglio dire, speriamo, e questo è un conto che va esaurito rapidamente, speriamo che con queste estensioni significative perlomeno si possa accendere le luci del parco che sono necessarie e far muovere l'acqua che è necessaria, oltre agli altri minimi servizi, appunto il riscaldamento, e tra l'altro per il riscaldamento c'è anche l'ipotesi, oltre che delle pompe di calore, anche del geotermico, insomma, interessantissime per la presenza dell'acqua sotto. Il consumo minimo, non oso dire zero, di energia è nei postulati e nelle premesse di questo studio. Allora, un attimo. Sì, prego. Allora, ringrazio il professor Canali per la spiegazione approfondita che ha saputo darci sul progetto e sulla presentazione. Inizieremo a lavorare su questa attività, fermo restando che comunque volevo rispondere a Zappasodi, che adesso non vedo, penso sia andato via. Dicendogli appunto che comunque il professore era stato informato su tutto, gli erano state date tutti i vari progetti che mi erano pervenuti, quindi era un po' l'indicazione di quello che la città volesse, quindi il progetto sia dei tifosi, il progetto sia di Marcozzi, il progetto che, insomma, tutto quello che avevamo a portata di mano e che appunto c'era stato portato dalla città. Poi il confronto, chiaramente dovevamo confrontarci su qualcosa che fosse diciamo visibile. Non è che ci siamo incontrati in maniera riservata, il professore chiaramente ci ha presentato delle indicazioni, noi chiaramente abbiamo spiegato al professore quelle che erano le esigenze della città, poi gli abbiamo chiesto di presentare il progetto, quindi non è che ci siamo esentati, abbiamo ascoltato, non è che non abbiamo ascoltato. Oggi volevamo questo incontro appunto per spiegare un pochettino quella che è l'indicazione, del pensiero di Canali, e insomma volevamo capire se questa indicazione del parco, che comunque rimane un parco alla fine, è quella che la città vuole. Io spero di sì, anche perché insomma vedo parecchi architetti qui in sala e tutti quanti mi hanno fatto i complimenti, perlomeno sia per la scelta che per quanto riguardava l'idea. E io mi auguro veramente che quest'opera diventi un'opera della città, che sia della città, non che sia di questa amministrazione. Questa amministrazione non vuole nessun plauso, non vuole nulla, vuole solamente che venga realizzato un progetto per la città, per San Benedetto del Tronto. Questo è quello che ci interessa. Finisco qui, grazie. Grazie a tutti, grazie a professor Canali, alle autorità intervenute, buona serata.